parlavamo di paesaggismo e questa foto, se ricordo bene, è un cantiere realizzato a Caronno Pertusella, dove vedete la parte di stipa in vegetazione a 40 giorni dal trapianto, quindi da un alveolino 35 fori, il risultato 40 giorni dopo il trapianto è quello che vedete in questa realizzazione. Quindi veramente certe volte ci siamo persi nel cercare prodotti grossi, di dimensione importante, che servissero per realizzare dei giardini che sono delle foto statiche del giardino. Metto la pianta enorme, il cliente è contento per una settimana, quel giardino è finito, è bello da vedere per una settimana. Ma quella pianta non si è ambientata, non si è adattata, non è partita da un formato giovane per poi sviluppare tutto il suo potenziale. E il risultato poi lo vediamo. Non sempre accade, ma spesso siamo costretti ad andare a cambiare quella pianta perché è seccata, perché non è ripartita nel modo giusto, perché è cresciuta troppo rispetto all'ambiente in cui è stata posta. Quindi una serie di limiti che non sono legati a un errore tecnico, sono legati probabilmente a una scelta di materiale troppo grande, troppo maturo, troppo sviluppato. Una pianta deve avere invece tempo e modo di crescere nell'ambiente in cui si trova e per farlo al meglio deve essere piantata in uno stadio adatto affinché sviluppi il suo potenziale.